Good evening. This evening we have the pleasure to make the tribute to Virginia Woolf, English writer considered one of the most important modernist 20th century writer. So I thank all the staff of the Virtual Book Fair UK, Alan Morales and Cesar Salvatierra. This evening, I introduce the poets that are the protagonists of these events. Sabrina De Canio, Angela Donatelli, Claudia Piccino, Luciana Raggi, and Fiorella Cappelli and Giovanna Iorio. And I thank also Elisabetta Bagli, that is the coordinator with me in these events. So welcome, and we start. Elisabetta? Thank you so much for being here, and we talk about Virginia Woolf. Virginia Woolf was interested in giving voice to the complex inner world of feeling and memory, and conceiving the human personality as a continuous shift of impressions and emotions. So the events that traditionally made up a story were no longer important for her. What mattered was the impression they made on the characters who experienced them. In her novels, the omniscient narrator disappeared, and the point of view shifted inside the characters' minds through flashbacks, associations of ideas, and momentary impressions present as a continuous flux. Woolf never lets her characters flow without control, and she maintains logical and grammatical organization. Woolf's moments of being, rare moments of insight during the character's daily life, when they can see reality behind appearance. Woolf's use of words was almost poetic, allusive, and emotional. Fluidity is the quality of the language which will flow following the most intricate thoughts and stretches to express the most intimate feelings. So we must introduce Virginia Woolf, and I'm going through the event to talk and speak about a little book that is unknown of Virginia Woolf, Flash, but I talk about it after. So, Michela, at you. Yes, I go to introduce the first poet. The first poet is Sabrina De Canio. She lives in Piacenza, award-winning internationally acknowledged poet, literature teacher, translator, co-director of St. Christopher and Poetry Museum, the only one of its kind in the world. Years spent in Africa gave rise to her underlying theme, namely resistance to adversity. Her Libera Nosa Malo was published in 2020. So welcome, Sabrina. Thank you. Hi, everyone. It's an honor for me to participate in this tribute to Virginia Woolf today. Virginia believed that a woman, once she had money and a room to herself, could finally devote herself to writing and write all those words that women like her had kept silent for so long. In her era, in all likelihood, women wrote their novels in their living room, the only space in the middle class homes where they could reasonably write, but where they were exposed to continuous coming and going of other family members and therefore to interruptions.
With the conquest of a room of her own, Virginia was sure that a firm foundation would be laid for writing, even for poetry. To the room of her own and to 500 guineas that Virginia considered an indispensable sum for a woman who wanted to emancipate herself and start writing, I would add a discreet terrace or a garden hidden from the inquisitive stare of others, or at least a balcony from which to cast her gaze towards the horizon, where to catch her breath and lifeblood, where to find the distance that would keep her safe, the glance at the world, and where she could stroke her cat from head to tail. I think of my mother's balcony, small, cluttered with fresh flowers, which no one knows how can be transplanted, even if it gathered in a bunch or a bouquet, and be given new life. There I saw carnations, roses, tiny orchids, all come back to life. Loquat branches blossom, my great-grandmother's fleshy plant bloom, rosemary, courgette, basil, snapdragon sprouting wild blow by the wind, and the Christmas tree hosting a nest of sparrows. Here, I feel like saying that her plants and reborn seedling are happy together. Those broken green lives that we have found, that have found their own place to live, where they can recover from damage rather than die, like pilgrims exiled in the monthly cycle of the moon in a stained glass vase, make me happy too, if I can make use of a metaphor here today. A very profound question posed by Virginia was, who shall measure the heat and violence of the poet's heart when caught and tangled in a woman's body? The imperative, whether it's a room, balcony, or a garden, is to free that voice. Of this, there is no doubt. Let's come to me. Many of my latest poems were conceived in the forced isolation of lockdown. Inspiration comes to me when I manage to get rid of the mask and breathe the long lost air of my balcony. I'm going to read my poem, My Room, freely inspired by a room of one's own and dedicated to Virginia Woolf. My Room. In memory of Virginia Woolf and all the women buried from birth. My body as a room. My name as a room. In the room of my body, I'm looking for my name. Too much silence, noise around. Unspoken words of mothers and sisters glued to the walls, like flypaper sealed in the cold of urns, chalked in the trough, held at their roads. 500 guineas for a room for a body, a room for a name, a room of my own to let loose on my paper sheet the words from oblivion, ups and downs of fortune, from the burden of the past, my heart in my pocket. Now I would like to read it in Italian. La mia stanza, in memoria di Virginia Woolf e di tutte le donne sepolte fin dalla nascita. Il corpo come stanza, il nome come stanza. Nella stanza del mio corpo cerco il mio nome. Troppo silenzio, rumore intorno, parole afone di madri e di sorelle incollate alle pareti come a carta moschicida, sigillate nel freddo delle urne, strozzate in gola, trattenute alle radici. 500 guinee per una stanza per il mio corpo, una stanza per il mio nome, una stanza per me sola, per slacciare sul mio foglio le parole dall'anonimo rimbalzo delle sorti, dal gioco del passato, il cuore in tasca. Grazie. Bello. Grazie. Grazie, grazie Sabrina. Grazie davvero Sabrina. Ora passiamo la parola ad Angela Donatelli. First of all, I want to read her biography. Angela Donatelli is a poet, painter, and performer. She publishes in 2018 the collection You Dressed Me in Black Velvet,
mi vestivi in nero velluto. She has won the Parole Magiche competition for the publisher. She publishes the collection Persephone in 2019. She has numerous poetic awards and art events to her credit and is part of the Artists of Roma Art Week. So we go the floor to Angela Donatelli, please. Hi everyone, buonasera a tutti. Sono molto contenta di essere qui. Io ho preso spunto dal un tema di quelli che sono stati anche nominati, che sono parte del romanzo modernista a cui si ispira Virginia Woolf, e quindi le tematiche che ha affrontato, la condizione femminile, la solitudine, i momenti di monologo interiore che ha trasmesso così bene, ha trattato nei suoi romanzi. E la parte, diciamo, che ho scelto, che gira il faro, rappresenta molto bene la tematica del tempo cronologico e del tempo psicologico. Secondo Virginia Woolf, il tempo cronologico è un modo superficiale di leggere gli eventi, perché non va veramente a incidere nella coscienza del personaggio, ma il tempo esterno è ciò che serve a vivere determinate emozioni del personaggio, quindi viene considerato soltanto in questo modo. Ciò che è importante invece è il flusso di coscienza. Abbiamo visto questi continui flashback che raccontano la vita dei suoi personaggi, che molto lo rappresentano, insomma, quindi i temi come la solitudine e anche rispetto a Gita al Faro, forse è uno dei romanzi più autobiografici, perché comunque rispecchia un momento felice della sua infanzia, quando con la famiglia andava in Cornovaglia a Talland House e lì poteva vivere questi momenti di felicità. In questi momenti tutta la vita della famiglia, come è sempre stato fino alla morte della madre, ruotava intorno a questa figura femminile che era molto bella e evanescente, anche lontana in qualche modo, quindi è stata molto idealizzata da Virginia Woolf. E appunto uno dei personaggi fondamentali di Gita al Faro è Mrs. Ramsey, che appunto è poi la protagonista a cui ruota intorno tutta la famiglia. E in qualche modo anche lì, appunto, attraverso questi momenti d'essere, come è stato detto, momenti di risveglio quasi spirituale, Virginia ci fa vedere in tre capitoli la suddivisione del tempo cronologico e tempo psicologico. Il primo e il terzo capitolo, infatti, hanno un andamento molto lento, perché è il tempo mentale, quindi ciò che accade nella vita dei personaggi. I personaggi hanno a volte un ruolo standardizzato, cristallizzato. Per esempio, la signora Ramsey, un po' come la madre di Virginia, è una persona dolce, arrendevole, che cerca anche di dare conforto ai figli, mentre il padre è molto severo. Infatti, un episodio viene preso dimostrare questa disparità, ecco, questi due ruoli, quando il figlio chiede di poter andare al faro e il padre, in qualche modo uccide questa sua speranza dicendo domani sarà brutto tempo, sarà sempre brutto tempo, no? È un po' come non voler neanche dare adito alla speranza. E il capitolo che ho scelto è il capitolo secondo, perché c'è un modo di raccontare il tempo, che appunto è il tempo cronologico, in cui 10 anni sono raccontati in soltanto 20 pagine, perché non ci sono protagonisti se non la casa che rimane abbandonata. E la scrittura di Virginia è veramente molto poetica, molto descrittiva dell'ambiente naturale, e nello stesso tempo c'è come una consapevolezza amara, appunto, che la natura invece è inconsapevole. La natura invade la casa, vive la sua vita e dimentica di quelle che sono state le gesta, diciamo, dei personaggi, della vita dei personaggi che abbiamo vissuto. Quindi adesso vado a leggere questo pezzettino, se abbiamo tempo. La casa era abbandonata, la casa era deserta. Era stata lasciata come una conchiglia su una duna a riempirsi di aridi grani di sale, ora che la vita l'aveva lasciata. Sembrava si fosse installata la lunga notte. I leggeri aliti di vento che mordicchiavano, gli umidi fiati, sembravano aver controllato tutto.
La casseruola si era arrugginita e la stuoia si era rovinata. Le rane si erano fatte strada, pigramente, senza uno scopo, lo scialle ondeggiava avanti e indietro. Un cardo si insinuò tra le piastrelle nella dispensa. Le rondini fecero il nido nel salotto, il pavimento era ricoperto di paglia. Farfalle maculate scaturivano dalla crisalide ed andavano a morire contro i vetri della finestra. Grazie, poi leggerò la poesia più tardi. Grazie Angela. Adesso proseguiamo con la presentazione di Claudia Piccinno. Claudia Piccinno has published the Lotto Collection of Poetry also abroad, and she is in more than 1,000 anthologies. She is former member of the jury in many national and international literary prizes. She was conferred with the most prestigious award in many literary competitions. The last book is A Stone Sphinx. Welcome, Claudia. Thank you. Hello, everyone. I hope my connection is better than before, and I'm sorry for my late. I want to talk about Virginia Woolf and his letter to a young poet, because I think that here we can find all his thought about also the inner self of a woman as well as of a man. So she wrote at a certain moment, but how are you going to get out into the world of people? That is your problem now. If I may hazard a guess to find the right relationship, now that you know yourself, between the self that you know and the world outside, it is a difficult problem. No living poet, as I think, altogether solved it. Ecco, non è un caso che nel 1932, a 3 anni di distanza dalla diffusione dell'opera postuma Lettera a un giovane poeta di Rainer Maria Rilke, Virginia Woolf abbia pubblicato la sua Lettera a un giovane poeta all'interno della raccolta Hogarth Letter Series. La lettera è indirizzata a John Lehmann, prima collaboratore e poi direttore di Hogarth Press, come prendiamo dalla prefazione del libricino che è edito in Italia nel 2013 con una traduzione di Lucia Raffaelli. E queste lettere praticamente al giovane poeta è un genere che si interroga Virginia Woolf sulla poesia, allo stato della poesia, che era un genere che aveva perso un po' di interesse in quel momento storico. E il discorso dopo si sposterà il senso della lettera, un pretesto iniziale, quello dell'autrice, per rivelare cosa significa a tutti i livelli scrivere, soprattutto scrivere per la vita. Non si può fare a meno di notare le similitudini tra Rilke e Woolf. Entrambi tentano di condurre i rispettivi interlocutori per mano verso una rotta su cui sia possibile instaurare un confronto solido, che sia l'auspicio per una riflessione attorno e dentro il significato dello scrivere, non per un pubblico, ma per se stessi. E in effetti tutta la sua scrittura, diciamo, è una scrittura fatta per se stessa, nella stanza di Virginia, molto importante quando Virginia Woolf tratta il tema del sé nella poesia. Ed in questo io mi rispecchio moltissimo, infatti dopo vi leggerò qualcosa che senza saperlo, diciamo, ho scritto ripercorrendo le orme di Virginia. Lei ancora dice: tutto ciò che ti serve è stare alla finestra e lasciare che il tuo senso del ritmo si apra e si chiuda. All you need to know is to stand at the window and let your rhythmical sense open and shut, boldly and freely, until one thing melts in another, until the taxis are dancing with the daffodils, until a wool has been made from all these separate fragments. Summon all your courage, exert all your vigilance, invoke all the gifts that nature has been induced to bestow. Then let your rhythmical sense wind itself in and out, among men and women, omnibuses, sparrows, whatever come along the street, until it has strung them together
in one harmonious whole. That perhaps is your task, to find the relation between things that seem incompatible yet have a mysterious affinity. Ecco, ciò che dice: lascia che il tuo senso del ritmo si snodi tra gli uomini e le donne, gli autobus, i passeri, qualunque cosa si muova lungo la strada, fino a quando non li avrà legati insieme in un tutto armonioso. Questo forse è il tuo compito, trovare la relazione fra le cose che sembrano incompatibili eppure hanno una misteriosa affinità. Bene, questo suggerimento che lei dà al poeta mi sembra quanto mai attuale, perché anche adesso spesso si parla di poesia al femminile, poesia al maschile. Bene, Virginia Woolf diceva che era possibile conciliare gli opposti, quindi il silenzio col rumore, l'uomo con la donna. Ed è a questo che poi mi ispirerò nelle poesie che vi leggerò dopo. Grazie. Grazie Claudia, grazie per il tuo intervento. Grazie mille Claudia, davvero interventi interessantissimi, stiamo ascoltando. E adesso passiamo la parola a Luciana Raggi. Luciana Raggi is a poet and she deals with the promotion of reading and poetry. Love to write and read. She has published various collections of poems. The latest is Minimal Variations. So, Luciana, please go ahead. Thank you. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. E io vi parlo di un romanzo che è uscito nel 1925, uno dei primi romanzi importanti di Mrs. Dalloway. Ho scelto questo perché è già presente importanti innovazioni e poi in questo lavoro Virginia Woolf si lascia andare, si abbandona alla propria vena lirica, elegiaca, e io adoro questo tipo di prosa piena, ricca di poesia. E, nei precedenti lavori aveva ancora la struttura, i suoi romanzi avevano ancora la struttura tipica del romanzo realistico ottocentesco, ma lei non poteva accontentarsi di queste descrizioni che erano solo oggettive. Lei voleva mostrare l'anima dei suoi personaggi, quindi attraverso un lavoro di introspezione psicologica cerca di farci di entrare, di penetrare l'interiorità e di mostrarcela. Come? In che modo? Ecco, utilizza nuove tecniche innovative, come quella del monologo interiore e quella del flusso di coscienza, di cui ha già parlato anche Elisabetta all'inizio. Naturalmente c'è sempre alla base questa sua grande sensibilità, che dimostra sempre sensibilità, e anche riesce sempre a descrivere, a fare dei ritratti che non sono solo psicologici, ma sono anche sentimentali e relazionali. E quindi diciamo che l'evoluzione stilistica va di pari passo anche alla presa di coscienza di se stessa, del suo talento e del suo punto di vista femminile. Lei ci tiene tanto sempre a dire che il punto di vista femminile va sempre dichiarato, ha delle caratteristiche particolari che vanno perseguite e difese. Questo sempre. I personaggi di Mrs. Dalloway sono tutti ben caratterizzati e attraverso tutta una serie di rimandi, di connessioni, di rispecchiamenti. E c'è anche la vita nelle strade di Londra, la vita vivace, c'è anche il tempo che è protagonista, perché c'è il Big Ben che scandisce per tutto il tempo del racconto, che è di sole 12 ore, scandisce appunto quello che è il passare delle ore, mentre c'è anche il tempo interiore e c'è anche il tempo che i cui effetti comincia a sentire la protagonista, perché Clarissa Dalloway
ha 50 anni e reduce da una malattia, è un po' insoddisfatta, decide di dare una grande festa. Questo motivo della festa è molto importante, ritornerà anche in molti altri libri di Virginia Woolf. E lei è la tipica signora di quel tipo di società, un livello sociale, siamo un livello sociale elevato, che è perfetta donna, perfetta padrona di casa, così come lo era la mamma di Virginia Woolf, forse c'è questa corrispondenza. Però lei è anche altro, nel senso che attraverso i ricordi noi capiamo che forse si sarebbe voluta lasciare andare ad un rapporto di amore saffico con Sally, di cui ricorda il bacio che aveva ricevuto, ma Virginia Woolf non le concede questa cosa, non le concede di lasciarsi andare, così come poi farà lei nella sua vita privata. E quindi diciamo che questa donna è un personaggio che ha anche delle frustrazioni, è un personaggio complesso, contraddittorio, e comunque questa grande festa lei si sente piena di vita e felice, ma sempre c'è anche l'insoddisfazione che aleggia nel romanzo, e c'è il senso della morte. La morte interviene con la notizia del suicidio di Septimius Warren e rischia di guastare anche questa festa. Ma siccome vi ho detto all'inizio che avevo scelto questo romanzo proprio per la sua prosa poetica, io vi leggo l'incipit. Vi leggo l'incipit che trovo molto bello. La signora Dalloway disse che i fiori sarebbe andata a comprarli lei, poiché Lucy aveva già il suo bel da fare. Bisognava tirar giù le porte dai cardini, venivano gli operai del Rumpelmayer. E poi, pensò Clarissa Dalloway, che mattinata! Limpida, come per farne dono ai bimbi su una spiaggia. Che delizia, che tuffo! Sempre, infatti, le aveva fatto questo stesso effetto a quei tempi, allorquando, spalancata la porta finestra, con un lieve cigolio dei cardini che ancora le pareva di udire, lei si tuffava nell'aria aperta a Barton. Com'era fresca là, com'era calma, e più silenziosa che qui ovviamente l'aria del primo mattino. Come il frangersi di un'onda, il bacio di un'onda, fresca e pungente, eppure, per una ragazza di 18 anni, qual era lei allora, solenne, perché essa sentiva in piedi, presso la finestra, che qualcosa di tremendo stava per accadere. Ecco, e la storia poi continua. Per ora mi fermo qui. Grazie, Luciana. Allora, adesso, Elisabetta, proseguiamo magari leggendo la poesia che aveva scritto Fiorella Cappelli, che aveva sarebbe dovuta essere qui con noi, e ovviamente la presentiamo brevemente. Fiorella Cappelli is a poet, writer and journalist. She deals with a promotion of reading and poetry, in particular with Leggere Tutti. Leggiamo la poesia in italiano che aveva dedicato a Virginia. Rivelazione donna. Da pindarici voli attraversata è l'aria, sulfure e farfalle e foglie morte smuovono metamorfosi di romanzati pensieri d'autunno a primavera. Rivelazioni dell'io celato, esiliato, umiliato. Donna, a te è negato essere in mutazione, il dovere ti è concesso in assenza di piacere. Sei specchio, ma non della tua anima. Se sbarrato accesso alla conoscenza, crea il volo libero in una stanza, pareti intrise di atavica forza creativa,
partoriranno le idee, seme del tuo tempo, per veder crescere germogli di indipendenza. Fiorella Cappelli. Grazie. Molto bella Fiorella, la salutiamo naturalmente e sì. Salutiamo anche Giovanna Iorio che non è potuta essere presente. Giovanna is an artist and a poet and she lives in England. And Giovanna, I want to read a little bit of his poems in La stanza del padre, poesia di Giovanna Iorio. C'è ancora profumo di biscotti nella vecchia scatola. Il tempo ha i suoi nascondigli. Giochiamo io e il passato. Vedo la luce, mi taglia in due nel nero della stanza. È un vecchio trucco da illusionista il risveglio. Sono diventate sottili le gambe di mio padre, un trampoliere in mezzo alla stanza. Il tempo passa, come un pesce muto apro la finestra e l'aria entra a cercare le sue ali. Mio padre era altissimo, ma ora si è abbassato e forse sono più basse le montagne intorno e il cielo gli viene incontro. Queste sono alcune delle poesie che sono presenti in un blog che lei appunto mi ha mandato, queste poesie che avrebbe letto oggi e purtroppo appunto non è potuta essere presente. E naturalmente possiamo notare come l'elemento stanza appunto è presente nelle sue poesie e anche se vediamo in tutto ciò che noi abbiamo detto fino adesso, fino ad ora, questa necessità di avere un ambiente, un luogo proprio per poter diciamo evadere, alla fine sembra un pochino strano, un pochino simonico, no? Però per poter evadere da tutto ciò che ci distrae e naturalmente concentrarsi appunto su noi stessi, abbiamo la necessità appunto di avere un luogo tutto nostro. E questa è l'essenza appunto sia della poesia di Giovanna che di tutto quanto abbiamo parlato appunto fino ad ora. Non so se vado avanti a parlare io di... Sì, toccherebbe a te in teoria. Teoricamente. No, io volevo parlare in inglese, parlerò brevemente di un libro che appunto io ho letto, l'ho letto non in inglese ma in spagnolo, appunto Flash, perché è poco conosciuto questo libro di Virginia Woolf, ma è molto interessante perché parla di un cane che è praticamente uno spaniel, che era il cane che ha accompagnato la mia adorata poetessa Elizabeth Barrett Browning per tutta la sua vita. E quindi attraverso praticamente gli occhi del cane di Elizabeth Barrett Browning non solo riusciamo a intravedere ciò che succede nella casa della Browning, ma anche in tutta l'epoca appunto vittoriana. Quindi è un'opera abbastanza curiosa e deliziosa, perché poi alla fine dà la voce anche a un cane, una voce umana. A volte noi ci dimentichiamo, leggendo questo libro, che sta parlando appunto di un animale, perché è molto, molto umanizzato. Woolf is known for her novels and personal essays, but there is a book that I like to mention, Flash, a biography as a light-hearted writing exercise. This biography is a treat to readers who love literary pets because it is, in fact, a biography written from the perspective of one pet. Woolf drew her source material from reading the poems and the personal papers of famous English poet Elizabeth Barrett Browning, who was a Victorian poet that was known for her interesting tumultuous romantic relationship with the poet Robert Browning. Barrett Browning's papers included personal correspondence between them,
Yet it was another figure that inspired Wolf to write. Wolf wrote that the presence of Flush, Elizabeth Barrett's Cocker Spaniel, in these letters made her laugh, so she couldn't resist making him alive. Flush, a biography, is a deleted description of Flush, the dog's life, as a constant companion to Elizabeth Barrett Browning, and is given the opportunity to utilize his own voice as well as being privy to both the canine and human knowledge available to him. For example, Flush knows both the wonders and splendors of his canine life, as well as his human knowledge that he is the best and most desirable purebred of his kind. The book, through flashbacks of Flush, reflects the Victorian attitude and the period in when lived Barrett Browning. So I think that is a book that everyone must to read because is something delicious, I think. And if Virginia Woolf loaf, I read this book, I'm laughing too. See. So this is my experience with Virginia Woolf. After I want to read a poem of mine, but the next time, I think, no, Michela? Prossimo turno leggerò qualcosa di mio, dedicato a Virginia. Sì, in questo caso credo che iniziamo con il secondo giro, quindi. Ok, perfetto, sì. Quindi ricominciamo con Sabrina De Canio. Ok, allora vi leggerò, sì, la poesia dedicata a Virginia Woolf, l'ho già letta, quindi adesso ne leggo una che è una poesia che vale insomma per tante donne. La leggo in italiano e in inglese. Come perla, mi lascio inanellare dal fragile filo dei baratti con il tempo. Scorro al ritmo delle mie sorelle fino al nodo. Non mi oppongo al corso che mi è dato, dove il prima e il dopo solo io conosco. Sbiadisco in fila indiana nel silenzio prigioniera di un bagliore incatenato. I'm going to read it in English now. Like a pearl, I let myself be ringed by the fragile thread of battering over time. I scroll to the rhythm of my sister to the note. I do not object to the course that is given me, where before and after only I know. I fade in single file into captive silence of a chain glow. Allora, intanto, visto che questo è il secondo giro, giro un po' anche, immagino, dei saluti, io volevo dirvi che partecipare oggi a questo tributo per me è stato bellissimo, sono felicissima, sono importantissima, cioè è importantissimo tutto quello che ho sentito, mi avete arricchito. Io amo particolarmente Virginia Woolf, quindi sono veramente deliziata da tutto quello che ho ascoltato. E poi è stato proprio un onore celebrarlo con voi, potervi ascoltare, quindi vi ringrazio con tutto il cuore. E voglio ringraziare anche le due splendide Elisabetta e Michela. E poi vorrei anche ringraziare Virginia Woolf, questa nostra incredibile e coraggiosa sorella, per tutto quello che ci ha lasciato. We say it in English, more or less. Participating in this collective tribute to Virginia Woolf today has really enriched and delighted me. It was a great honor to be among you for this celebration.
and hear you. That's why I give my heartfelt thanks to all of you and to our courageous sister, Virginia Woolf, and of course, to our super host, co-host, Elisabetta Bagli and Michela Zanarella. Grazie. Grazie Sabrina, grazie ancora. Grazie. Allora, continuiamo con Angela Donatelli. Sì. Io concludo con l'ultima parte del libro, quindi con il terzo capitolo, che è un po' una conclusione, perché finalmente questo faro così anelato, così desiderato, si raggiunge, quindi questo faro che è simbolo della speranza e della luce, che poi si rivela in qualche lato della scrittura, in realtà è un faro di luce che dobbiamo trovare dentro di noi, e quindi è veramente è qualcosa di interiore che ci può guidare più che un fattore esterno. E il finale è che questi ragazzi, insieme al padre, rappacificati, riescono a raggiungere finalmente questo faro. E la scrittrice, la pittrice Lily Briscoe, che stava facendo il ritratto di Sister Emcee, riesce a concluderlo. E quindi Virginia, il cui alter ego è la pittrice Lily, ci mostra che ha concluso questo ritratto della sua famiglia, quindi ci ha mostrato quella che è stata la sua infanzia, con i lati bui e i lati di luce, e che in qualche modo l'hanno fatta crescere in questo modo e avvicinare comunque alla scrittura. E allora leggo la mia poesia dedicata a lei. Distesa nella luce accecante di uno spazio senza tempo, ascolto le voci passate, invento una nuova sceneggiatura. Ho seguito lunghe litanie di pensieri, gettato nel mio giardino ombroso semi di speranza. Nel lago scuro mi sono immersa, non più Ofelia, acerba fanciulla. Sono madre di me stessa, simile a prato umido, il muschio sotto la mia pelle. La sua acqua dolce amara mi attraversa, riempie le mie narici, inonda il mio ventre. Viaggio nel vento e nel tempo senza conoscere la destinazione. E ritrovo la riva del mare per bagnarmi i piedi d'inverno. Porto con me sempre uno scialle, una penna, un tappino speciale. Raccolgo spunti, sassi, conchiglie. E seduta tra la casa e le dune, lì, tra le onde, ti sto ad aspettare. Ecco, sì, questa poesia anch'io l'ho scritta 2 anni fa, ma poi rileggendola e rivedendola l'ho trovata perfetta, insomma, mi è piaciuta tantissimo. E ringrazio l'argomento perché è stato un modo per approfondire la conoscenza di Virginia Woolf e veramente la vicinanza di animo che ho ritrovato con me e come appunto penso con tutte noi, veramente una grande ricchezza averla potuta conoscere meglio. E ringrazio tutte le poete presenti e le nostre coordinatrici, quindi Elisabetta Baldi e Michela Zanarella, e ringrazio tutti per questa opportunità. A presto. Grazie Angela. Ora la parola a Claudia Piccino. Bene, mentre vi ascoltavo ho cambiato idea e vi leggo una mia poesia di 8 anni fa che ha dato il titolo a una raccolta multitradotta e multipremiata dal titolo appunto Il soffitto. Virginia aveva la stanza, io avevo il mio soffitto. Ve la leggo prima in italiano e dopo in inglese. Il soffitto. Cortometraggi d'altrove sul mio soffitto, come al cinema muto. Farfalla intrappolata nell'ambra, la mia mente. Pesano come condanna al disamore eterno quelle carezze mai elargite. Resto immobile negli ammanchi del corpo, malgrado un intimo vagare muti in polline i miei pensieri. The ceiling. Elsewhere short films on my ceiling, as at a silent cinema. Butterfly trapped in the amber, it's my mind. They wake as a condemnation to the eternal lack of love those caresses ever bestowed. I stand in my body shortages,
Despite an intimate wandering, changes in Poland my thoughts. Bene, che dire, è un piacere essere qui con voi. Ho tradotto una poesia di Fiorella Cappelli, se dopo ci fosse un minuto la leggerei, altrimenti rimandiamo un'altra volta. Ringrazio Elisabetta e Michela e tutte le poetesse qui presenti. Spero di cooperare ancora con voi. It's a real pleasure to be with you. And I hope we can meet again, talking about our poetry or other poets. And it's a very nice, this tribute to Virginia Woolf. She deserves it. Grazie, Claudia. Thank you. Grazie. Grazie. E ora allora proseguiamo con Luciana Raggi. Bene, vi leggo anch'io una mia poesia dedicata a Virginia. Esce dalla porta della consumata normalità in un lucido mattino d'inverno, disarmata. Lascia idee usurate, coi forse appiccicati. Esce senza chiavi, senza cappello. Incontra visioni spigolose, respira il vento freddo di inattese collisioni. Dilata le narici, sorride. Assapora folate di fresche carezze. Ecco, la protagonista di questa mia poesia ha il coraggio di liberarsi dalla consumata normalità ed è quello che Virginia Woolf ha fatto per tutta la sua vita. E l'ha fatto scrivendo perché amava scrivere. Per lei la scrittura era un vizio, una virtù, era la cura. Era il modo per evadere dalle ossessioni, era il modo per lasciare qualcosa di sé. Infatti qualcosa di lei c'è in ognuno dei suoi personaggi, perché lei sapeva inserire queste sue sensazioni sensoriali e le riflessioni, e riusciva a mettere se stessa dentro le sue parole. Il fatto che questo impulso autobiografico però si è sempre realizzato nel massimo dell'impersonalità, e questo è una cosa molto interessante. E dice Nadia Fusini in una bellissima biografia che ha scritto su di lei che Virginia scrive per darsi un'anima, e quindi è proprio sentiva il periodo in cui scriveva i libri, lo sentiva come si vive un periodo di gravidanza, e ogni libro per lei è stato importante come un figlio, perché in ogni libro lei metteva qualcosa di sé. Forse è andata in crisi, oltre che per la guerra che ha subito, ma anche quando ha capito di non avere più potere sulle parole, in quel momento forse ha deciso anche per questo di togliersi la vita. Per lei era fondamentale scrivere. E va bene, questa nota un po' triste alla fine, però Virginia Woolf, insomma, è rimasta nei nostri cuori. Fra l'altro ha portato avanti delle tematiche che sono ancora dibattute, che sono ancora al centro delle nostre vite, quindi ancora leggerla è importante. E io vi ringrazio per questo invito, vi ringrazio per queste belle poesie che ho sentito anche nel corso di questa ora. E ringrazio l'organizzazione di questa bellissima manifestazione. Grazie. Grazie Luciana del tuo intervento. E allora adesso passo la parola a Elisabetta. Eccomi qua, volevo dire purtroppo, diciamo che ancora non è propriamente chiaro, no? Cosa sia successo e quanto tutto ciò abbia influenzato appunto l'opera di Virginia Woolf, però purtroppo Virginia Woolf, no? Lei che diceva del suo fratello, che era appunto mio fratello George, il fratello incestuoso, no? E quindi niente, io
ho deciso appunto di dedicare una poesia, però in una sorta poi di risurrezione, diciamo, perché poi dopo lei è risorta, è morta tante volte durante appunto la vita, la sua vita, e allora ho deciso di dedicare a lei e non solo, a tutte le donne, naturalmente, che hanno subito violenza, una lirica inedita. Amor lacrimis resurrexit. Tutte le notti venivi nella mia stanza, mi portavi il tuo albero da asciugare. Lacrime pallide e rassegnate rigano il volto dell'amore. Tutte le notti colpivi i miei fiori, erano nivei e trasparenti e tu li vestivi di rosso come i tuoi occhi. Le tue mani sono piene delle mie lacrime d'argento. Tutte le notti l'amaro della tua bocca si mescolava alla mia anima, il mio dolore era il tuo nutrimento. Oh, qual frecce di morte scocchi sulla mia pelle. Una notte ho accarezzato il buio e ascoltato la musica segreta del mio coraggio. Nelle mie mani ora è rimasto il tuo fogliame intriso di resina. Sono risorta, appartengo alla storia. Grazie Elisabetta, Come grazie. argomento, però diciamo che era da toccare, insomma, anche in Sì, questo caso. assolutamente sì. Grazie Michela, e grazie a tutte per essere state con noi, davvero, tante grazie. Io concludo con una mia dedica, con un mio omaggio e una poesia inedita che vi leggo. Tutti desideriamo un istante di grande pace, una luce differente che si avvicini alla bellezza dell'amore. È tra le acque di un fiume che si riflettono i tratti dell'anima, una danza come una svestizione rituale del senso delle cose, in cui le parole corrono nude. Non c'è bisogno di aggiungere altro che il cuore già non conosca. Si è ricomposto tra un silenzio e la sera, un eterno battito carico di pietra, un ritorno nelle stanze illuminate, passeggiate infinite nei campi. Grazie, grazie a voi, grazie a tutte le autrici che questa sera ci hanno dato l'opportunità di fare questo omaggio a una grande autrice che ha lasciato dei lavori, dei capolavori bellissimi e straordinari, che ha segnato un'epoca. Esatto, grazie, grazie di cuore, muchísimas gracias y nos vamos a ver, bueno, perdonadme, mi sale in spagnolo adesso, però ogni tanto mi esce fuori questo spagnolo, pues nos vamos a ver en otros acontecimientos, en otros eventos que estarán aquí en la primera feria virtual de Inglaterra y bueno, muchísimas gracias de verdad por haber intervenido y por haber estado con nosotros. Sí, haber dado cada una pues su visión sobre esta enorme escritora que nos ha dejado un legado impresionante para la literatura y para su humanidad. Eso es. Muchísimas gracias. Grazie Mario. Grazie a tutti. Grazie Michela, grazie Elisabetta, grazie Luciana, Sabrina, Angela and Claudia for being with us. And remember that the Virtual Book Fair of the United Kingdom continue and please stay online. Thank you and goodbye.